Only Crabs Beach, tutti quanti ragazzi, sono Bezzebossa e sono tornato con il 57esimo episodio del mio Let's Play di Pokémon Vega. Allora ragazzi, con questo video, con questo episodio, iniziano ufficialmente le risfide al 100 di tutti i personaggi. Sì, con questo episodio dichiaro ufficialmente aperte tutte le risfide al 100. Infatti per i prossimi episodi, credo, non ho fatto bene i conti, ma 4-5 episodi ci dovrebbe essere tutte le sfide al 100. Sta di fatto però ragazzi che tra una risfida e l'altra io non vi mostrerò il passaggio, il percorso che bisogna compiere per andare da uno all'altro. Perché? Perché ve li ho mostrati tutti quanti. Infatti adesso io risfiderò il rivale con cui ho voluto fare una intro un po' più carina. Mi sono messo vicino a lui perché ero di qua, ero. Mi sono spostato di qua per fare una intro un po' più carina. Penso sia venuta tale. Perfetto. Ciao Miltank, hai rotto il cazzo. Come avete visto ragazzi, mi sono messo per primo il Drago Fuoco perché voglio utilizzare lui. E io direi di partire sì appunto con il rivale. Però appunto fatemi dire due cose. Cioè la prima è, la ripeto, che appunto non ci sarà. Io faccio questo rivale. Poi tipo faccio un taglio e mi vedrete già dalla rivale con i capelli. Sì, la rivale è quella femmina. E poi quando avrò battuto lei ci sarà il taglio e poi sarò dove del Ranger. Questo perché? Perché appunto vi ho già mostrato dove si trovano e preferirei risparmiare più tempo possibile. L'altra cosa ragazzi è questa. Io non ho idea di che Pokémon abbiano, Solo due cose vi dico. Una, potrebbero avere i Pokémon della prima lotta, della prima sfida quando erano all'85 e li hanno portati al 100. L'altra è che di una persona sola so che Pokémon ha, però non è in questo video, quindi nel video opportuno ci saranno le dovute spiegazioni. Quindi allora, partiamo con la sfida con il rivale. Io tanto so che so quando devo stare zitto perché ci sarà la domanda. Eccola qui, canzone. Va bene, vediamo con chi parte. Ragazzi, ho anche adesso la voce un po' rauca, mi sa. Crustle, merda, non è proprio il tipo di Pokémon che volevo. Facciamo un lanciafiamme. Ok. No. In questo caso sì che mi serviranno, ragazzi, i rivitalizzanti. Da questo video comincerò ad utilizzarli. Ho anche fatto un po' il conte... Ok. No, come? Come ha fallito? Come cazzo ha fatto a fallire, porca la puttana della... Mamma mia. Come cazzo ha fatto a fallire? Voglio capirlo, voglio capirlo. Io non so chi manda, però faccio il cambio. E metto il panda. Giuro che non ho idea di chi sia. Sì, dai. Non gli ho fatto niente. No. Perfetto. Finiscilo. Ok. Bene. No, più veloce di me. Quella lì comunque è l'evoluzione di Jinx. E io manderei lui. Facciamo Rock Slide. Che culo, ha fallito. Oh, che culo. Questo è stato un colpo di culo mio. Sì, dai, ho recuperato quello svantaggio iniziale. Quake. Dai che lo ammazzi, no. Non è stab e... non ci voglio credere. Ser acciaio roccia vuol dire che il surf gli fa un buon danno. Perfetto. Metto lui adesso. Non sono stato poi così tanto previdente. Facciamo oltraggio. Ok, arrotola. Se non aumenta la velocità è morto, perfetto. Non è confuso, io direi di sperare nell'ultimo oltraggio. Se è fuoco psico vuol dire che... Sgranocchio gli fa un buon danno. Ok. Non posso neanche fare calmamente. No, mi sa che non gli faccio tanto. Ok, dai, gli ho fatto un buon danno lo stesso. Nasty plot, sono veloce io, vero? Sì. Perfetto. Sì ragazzi, ho ancora la voce. Diciamo che vado a giorni. Comunque possono essere ancora risfidati al 100 ragazzi, guardate. Se io gli parlo un'altra volta, c'è la domanda? Io faccio no. Allora ragazzi, adesso ci sarà il taglio e mi vedrete davanti al rivale femmina. Quindi a dopo ragazzi, e ci saranno anche i Pokémon curati.
Eccomi tornato ragazzi, ne ho anche approfittato per bere, però ogni tanto la voce rauca ragazzi, un po' d'acqua va bene, ok? Però mi dispiace ragazzi, ma ogni tanto appunto ho questa voce così un po' fastidiosa e non è colpa mia. Credo che dipendi dal fatto che parlo così tante volte nei video. Ogni tanto la voce si consuma e quindi succedono queste cose. Comunque dai, mi sono curato i Pokémon e questa volta voglio partire con il veleno drago. No, che cazzo dico, con il veleno volante. Ok, sì, la sua canzone. Ok. Perfetto, vediamo con chi parte. Questa credo che sia l'evoluzione di Tentacruel. Credo, Provo a fare Drago Pulsar, però dovrebbe essere molto difensivo. Esatto, è un difensore speciale. E mi ha quasi one-shottato. Avanzi, sì. Quindi se usa ancora Gelo Raggio, io vado su di lui. Perfetto, ho predicato giusto. Come direbbe Tonks, Poké Tonks. Merda. Perfetto. Ecco una grande pecca del mio Pokémon. Io direi di andare di lui con colpo, dai. Ripensandoci, potrei dare una bacca prugna a lui. Sarebbe una buona mossa. Sarebbe una... Ti prego, one-shottalo. Weavile? Ovvio, come cazzo fanno a essere tutti più veloci di me? Non è possibile. Mi servirebbe il suo Dream Punch, però adesso vado con lui e lo rivitalizzo. Dov'è? Revive. Ice Kiss, perfetto. Ok. Dream Punch. Gli ho diminuito l'attacco, perfetto. Questo mi è servito. Effetto 4 pere e mi rifulo quasi tutta la vita. Ok. Un altro Dream Punch perché si cura, esatto. Quindi rimane ancora con un PS. Io mi rifulo ancora la vita. No, ok, perfetto. Buona, buona. È stato un buon recupero di vita. Ho sbagliato, in realtà volevo fare il cambio. Sta di... Ho finito i Dream Punch, ho finito. Non ci voglio credere. Che cu... No, è più veloce di me adesso. Esatto. Lo sapevo, ragazzi. Perché se avevo Dream Punch era super efficace. Facciamo Flamethrower. Ti prego, finiscilo. Ok. Mandiamo il veleno drago. E poi direi di... Chi cazzo è questo? Facciamo il traggio. Ok, è normalmente efficace. Ha shottato! Absol, sì, giusto. Quasi ha shottato. Super efficace. Non ci voglio credere, ragazzi. Adesso si cura. E, però ho finito i... Come si chiamano? Io direi di utilizzare una ricarica tot. Comunque sì, stavo dicendo, ho finito i Dream Punch, quindi non ha senso rivitalizzare il panda. Facciamo un altro ultra... No, X Poison, voglio finirlo con due... Ok, non mi butti giù. Mi ha buttato giù. Ok, manca l'ultimo. Non ho idea di chi sia. Oh, giusto, ecco, Drapion. Facciamo Dragon Hit. Ovvio. Dai, sì, perfetto. Allora ragazzi, non vi ho detto una cosa. Per uscire da questa grotta, ragazzi, non so qual è la strada. Sta di fatto che io direi di utilizzare l'unica fune di fuga che mi è rimasta. E direi anche di andare a curare i Pokémon, visto che ci sono, invece di utilizzare Revive. E l'ha fatto anche il ragazzo che ha fatto questa serie. Anche lui ha utilizzato la fune di fuga quando, dopo la risfida con la ragazza, con la rivale. Ok, però dopo non ho più fune di fuga. Quindi ragazzi, io direi adesso di fare così, guardate. Allora, adesso vediamo natura e statistiche, eccoli qui. Allora, in realtà le ho già viste. Comunque la sua natura è Bold, che non mi ricordo cosa faccia. Mi pare che aumenti l'attacco speciale a scapito dell'attacco, credo. E ha delle statistiche tutto sommato discrete, credo. Comunque è tipo Buio Drago. Mi sono dimenticato di dirlo l'altra volta perché non me lo ricordavo. E infatti ha Crunch. Queste tre mosse sono le stesse che ha anche l'altro, quello normale Drago. Solo che l'altro, essendo normale, ha appunto Spin Tail, che toglie 80, precisione 100. Mentre lui, che è buio, ha Crunch, precisione 80, potenza 80, precisione 100.
Quindi lui lo spostiamo nel box dei leggendari. Mentre, anzi, lo mettiamo anche qui vicino. Mentre Itran, che ha la natura, non mi ricordo quale sia, Nave, credo che sia o neutra o per l'aumento dell'attacco. Comunque, come si fa a far evolvere Itran in la prima evoluzione di Itran in Itran? Semplicemente con, spero di averla, ragazzi. Dov'è? Non ce l'ho, la pietra focaglia. Va bene, ragazzi, ora andiamo a comprarne una. Giusto. Devo fare così, devo fare. Ho sbagliato. Ok. Allora, se non mi sbaglio, si comprano qua. Dio santo, perché proprio le pietre focaglie? Perché mi ricordo che ne ho buttate via alcune per far spazio. No, qui ci sono le MT e anche lui, mi pare. No, no. Ok. Forse qua? No. Tipo quello che ti segna contatore. Oh. Ne ho neanche una, infatti. Dio santo. Ok. Quindi, ragazzi, facciamo evolvere, appunto, Itran. Perfetto. E impara Stardust. E io direi magari di insegnargliela al posto di... Facciamo Scary Face. Vediamo anche le statistiche, va. Allora. Sì, dai, ha un attacco speciale discreto. Sì. C'ha Flash Fire che dovrebbe essere fuoco ardore. Va bene, ragazzi. Allora, torniamo nella città natale. Anzi, ragazzi, sapete cosa faccio? Taglio direttamente e ci vediamo davanti al Ranger. Ok, ci siamo, ragazzi. Ci ho messo 5 minuti per arrivarci, ragazzi. Non mi ricordavo più la strada. Comunque, la squadra è curata. Sì, appunto, perché sono andato nel centro Pokémon. E ho preso Gardevoir di ghiaccio al posto del Rocciacciaio. Il Rocciacciaio non mi sta convincendo moltissimo. Mi sta convincendo di più, come ha detto Leonardo, il Veleno Drago. E quasi quasi direi di schierare lui questa volta. E di utilizzare di più lui, Gardevoir di ghiaccio e il volante drago, lo pseudo leggendario. Partiamo anche con la sua risfida. Tutti con questa canzone qua. Ah, è già partito, ok. Ok, vediamo un po' con chi parte. L'evoluzione di Relicant. E me l'ha messo nel culo, ragazzi. Vado sul sicuro e lui sarà... Sapevo, ragazzi, lo sapevo troppo bene. Ma quanto cazzo di danno fa? Ok, ripartiamo con lui. Voglio utilizzare oltraggio, la sua potenza è devastante. Ma anche Angry Burn mi convince, ragazzi. Anche Angry Burn, se poi mi... Perfetto. Dai, usa Bora. Che co... No. Usa Bora sicuramente. Gli è aumentata la velocità. Ah, ok. Facciamo... Singbeam, dai. Che è una vita che non lo uso. No. Co... Ok. Buono. Mandiamo lui. Ah, l'evoluzione di Sablaie. Che non so se ha acquisito un altro tipo, però farei Malstorm. Merda. Vabbè. Ambush. Facciamo Drago Pulsar. Mi è diminuita la precisione per caso. Ah, cazzo. No, ci vuole un cambio, ragazzi. Ci vuole un cambio tattico. Mettiamo il fuoco drago, dai. Sperando che non me lo butti giù con un colpo. No, l'ha cambiato anche lui! Ah, guarda chi c'è. Giusto, non gli ho fatto niente. Che culo! Ci vorrebbe un cambio. È ancora vivo? Ok, sì. No, ho fatto una cazzata, ho fatto. Che culo!
Tre volte! Non ci credo! Tre volte ha fallito Pietrataglio! Non ci credo, ragazzi! Avete visto che non è affidabile quella roccia acciaio? Star Fritz? Cosa? Ah. Stavolta ha predictato lui. Sta di fatto però che con un altro Drago Pulsar dovrei mandarlo a KO. Perfetto. Lei, sì, dai. Mancano due, ne mancano. Giusto. Ma dovrebbe essere tipo immune al psico se è ancora spettro buio. Quindi facciamo Ice Burn. Ottimo. Addio. Mi si è ritorto contro tutti i fallimenti. Mi si sono ritorti contro. Ovvio. Perfetto. Due su due fallite, ragazzi. No. Giusto. Quanto è stronzo gioco come ragazzi. Dio, è ancora. Adesso ci muore la bestemmia, ragazzi. Dio. Ragazzi, faccio un piccolo save state. Voglio vedere se riesco a vincere solo con Girafarig. Calmamente. Ok, ha fallito Ambush. Ok. Faccio un save state uno solo. Ma era l'ultimo? No. Non ci credo. Avrei perso, ragazzi. Avrei perso. Vabbè, dai, rivitalizziamo qualcuno. Facciamo il fuoco drago, che mi sembra il migliore. Ok, dai. Molto sofferte, ragazzi, queste lotte. Sì, ci sarà da divertirsi. Usa il tuo acqua jet. Ah, non l'hai neanche usato. Stronzo. Va bene, ragazzi, allora. Ok. Allora, ragazzi, per questo primo episodio delle risfide è tutto. Voglio vedere se riesco ad uscire. Ah, ecco le rocce semoventi. Vediamo se riesco ad uscire. Prima dei 20 minuti. Dovrebbe essere per di qua. No, ti prego. Devo fare scorta di repellenti e di fune di fuga. Perché adesso mi avrei fatto comodo l'ultima. Vabbè, sta di fatto che so il percorso. Anzi, ci sono già arrivato. Guardate. Opla. Va bene, ragazzi. Allora, ripeto. Per questo video è tutto. Nel prossimo episodio ci saranno le risfide dei primi 4 capo palestra. E, ragazzi, ho fatto un po' i calcoli. Comunque. Ho fatto un po' i calcoli e secondo me dovrebbero mancare 1, 2, 3, 4, allora minimo altri 5 episodi. Questo vuol dire che 58, 59, 60, 61, 62. Allora, questa serie arriverà al 62esimo episodio sicuro. E forse qualcun altro in più, ragazzi. Ma comunque manca pochissimo alla fine, ragazzi. Non avrei mai pensato di dirlo che mancava così poco alla fine del di Vega. Allora, dov'era? Sì. Praticamente la prima capo palestra si trovava nelle Azuki Woods. Quindi io direi di fermarmi vicino a qui. Dov'è? Ok, qui c'è da usare spaccarocce. Mi fermo qui, ragazzi. Allora, sì, ripeto, nel prossimo episodio ci sarà la risfida con i primi 4 capo palestra al 100. La prima è quella con le Otero. Si trovava nelle Azuki Woods. Ma penso di cominciare l'episodio da lì. Sì, dalle Azuki Woods. Quindi, ragazzi, per questo secondo video con la voce che mi ha dato a puttana è tutto. E per il 57esimo episodio di Vega è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.